Una lunga fila di persone in attesa di firmare le carte per arruolarsi nell'esercito prima di essere spedite al fronte. Dopo l'attacco a Mosca non voglio farmi da parte, dice quest'uomo. In tanti credono che dietro la strage al Crocus ci siano gli ucraini, la linea dettata dal Cremlino. Dal 22 marzo 16.000 volontari in più. Nonostante le smentite di Kiev e pare gli avvertimenti statunitensi su possibili attentati dell'ISIS, che la CIA avrebbe segnalato ai russi con precisione almeno 2 settimane prima, secondo il Washington Post, che cita dirigenti americani protetti dall'anonimato. Intanto nel suo 75esimo anniversario prende forma la NATO a trazione europea, con la creazione di un fondo da 100 miliardi in 5 anni per l'Ucraina, anche per tutelarsi da un eventuale disimpegno statunitense in caso di vittoria di Trump a novembre. Serve un'assistenza affidabile e prevedibile, ha detto il segretario generale dell'alleanza Stoltenberg a Bruxelles con i ministri degli esteri dei paesi membri. A luglio sarà nominato il successore, favorito il primo ministro olandese Rutte. Nella notte ancora bombardamenti a Kharkiv nel nord-est, colpito con droni di fabbricazione iraniana un edificio residenziale, almeno 5 morti, 3 sarebbero soccorritori, abbattuti dai russi invece, droni nella regione di Belgorod. Alcuni ufficiali ucraini lanciano l'allarme, grande rischio che le linee del fronte crollino ovunque. Ieri la telefonata tra i ministri degli esteri russo e francese, disponibilità al dialogo secondo Mosca, Parigi smentisce. Russia e NATO sono scivolate al livello di un confronto diretto. L'alleanza stessa è già coinvolta nel conflitto in Ucraina e continua ad avvicinarsi ai nostri confini. Che i rapporti tra la NATO e Mosca siano ad un punto critico ormai è evidente anche dalle parole del portavoce di Putin, Peskov. Nel colloquio telefonico tra il ministro francese della difesa Lecornu e quello russo Shoigu, Parigi ha assicurato a Mosca la disponibilità a sostenere la lotta al terrorismo, ma ribadendo che non ci sono informazioni su un collegamento tra l'attentato al Crocus City e l'Ucraina. Intanto però il ministro degli esteri Lavrov, in una tavola rotonda con gli ambasciatori di 70 paesi, torna a sostenere la pista ucraina. Le frizioni con la Francia crescono. Il presidente Macron afferma: la Russia ha nel mirino i giochi olimpici di Parigi del 2024, soprattutto con attacchi informatici, non ci sono dubbi. Dall'Ucraina un'altra storia drammatica, quella di un padre e di un figlio, entrambi vigili del fuoco, la disperazione di Volodymyr quando, durante le operazioni, scopre il corpo senza vita di suo padre. Siamo a Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina. 3 soccorritori sono morti durante un secondo attacco su un luogo appena bombardato. In tutto 5 persone hanno perso la vita e più di 10 sono rimaste ferite. Alla madre di uno dei soccorritori ucciso non resta che lasciare un fiore sul selciato. Un attacco cinico sui soccorritori. I terroristi russi saranno chiamati a rispondere di tutte le aggressioni contro il nostro popolo, risponde il presidente Zelensky. Azioni per l'anniversario, non voglio rovinare la festa, ma se sono qui oggi è per chiedervi, ancora una volta, di darci i missili Patriot. A Bruxelles la NATO celebra il suo 75esimo compleanno e il ministro degli esteri ucraino Kuleba rilancia l'ennesimo appello ai colleghi dei 32 paesi dell'alleanza. La vita dei miei connazionali, ha detto, dipende dai missili americani. Gli unici in grado di respingere gli attacchi russi senza precedenti che vanno avanti da giorni. La notte scorsa è stata Kharkiv l'ultimo obiettivo dell'ondata di droni e bombardamenti che puntano alle infrastrutture essenziali del paese. La NATO è più forte che mai, ha ribadito il segretario uscente Stoltenberg, ed oggi dobbiamo capire come rafforzare il nostro sostegno. Gli aiuti a Kiev non sono carità, ma un investimento nella nostra sicurezza. A luglio Stoltenberg lascerà l'incarico e a sostituirlo dovrebbe arrivare l'ex premier olandese Rutte. Anche l'Italia è d'accordo sulla sua candidatura, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani, ma prima di andarsene il capo della NATO ha proposto la costituzione di un fondo quinquennale da 100 miliardi di euro per garantire gli impegni presi con l'Ucraina nell'eventualità che il possibile cambio alla Casa Bianca a novembre inneschi un disimpegno americano nel conflitto. La prossima settimana a Washington una maggioranza bipartisan alla Camera potrebbe riuscire a sbloccare i 60 miliardi di dollari congelati dai repubblicani di Trump, ma i tempi sono strettissimi. Secondo fonti militari di Kiev vicine all'ex comandante in capo Zaluzny, silurato 2 mesi fa, Mosca ha finora aumentato la pressione su tutta la linea del fronte, ma se dovesse concentrarsi su un punto specifico la difesa ucraina collasserebbe. Lo stesso Zelensky ha ammesso che senza munizioni e uomini l'arretramento sarebbe obbligato. Al momento 1 milione di ucraini sono in uniforme, 300.000 al fronte. Ieri il presidente
finora contrario per ragioni di consenso, è stato costretto a firmare la legge che abbassa l'età di arruolamento a 25 anni, una decisione che non piace a gran parte della popolazione perché un maggior numero di giovani coscritti impoverisce la forza lavoro, danneggiando ulteriormente l'economia del paese. Sotto i 60 anni è vietato viaggiare all'estero e molti cercano in tutti i modi di eludere la leva. Al contrario, in Russia, dove la popolazione totale è il triplo di quella ucraina, la rabbia per l'attentato del 22 marzo al Crocus City Hall avrebbe provocato un'impennata negli arruolamenti volontari e, secondo alti ufficiali ucraini, Mosca si starebbe preparando a mobilitare dal 1 giugno 300.000 soldati in più da mandare al fronte. Munizioni, serve una struttura di supporto di lungo termine e programmabile, ha spiegato senza scendere in ulteriori dettagli. Dura la reazione di Mosca, la NATO ha fatto della Russia l'obiettivo della sua politica aggressiva e l'Ucraina viene utilizzata dall'alleanza solo come strumento antirusso, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Mentre sul campo continua la pioggia di bombe e droni russi, 5 le vittime a Kharkiv nelle ultime ore, il presidente ucraino Zelensky ha firmato la legge che abbassa l'età per il reclutamento nelle forze armate dai 27. Nome di battaglia Did, nonno, 66 anni, ferito più volte, fatto prigioniero, pluridecorato. A Pavlorad, nel Donbass, ha trasformato il bar della moglie in un vero e proprio museo della guerra, perché i nostri nipoti sappiano di che cosa sono capaci i russi. Did ha raccolto tutto ciò che il nemico ha lasciato sul campo dal 2014 ad oggi. Carri armati, auto, armi, bossoli, elmetti, uniformi e anche oggetti comuni. Questo è un Kalashnikov, il fucile più utilizzato, ma qui ci sono armi che risalgono anche alla Seconda Guerra Mondiale, perché per me le guerre sono tutte collegate. A raccontare il conflitto in corso le foto dei soldati della città che dal 2022 hanno perso la vita, 200 quelli ufficiali, molti di più quelli di cui non si sa più nulla. Un museo che è anche un punto di riferimento per chi è stato al fronte. Chiemen ha 26 anni e ha combattuto a Mariupol. Per pudore non vuole mostrarci le ferite sul corpo, ma quelle del cuore. Questi erano tutti i miei amici, ci dice. Qualcuno è stato ucciso in prigione, qualcuno sul campo di battaglia. E al museo del nonno, da una gabbia, spunta anche il simbolo del battaglione, un piccolo riccio, è la nostra mascotte.